Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e oggi torniamo in un nuovo episodio della Pixelmon, primo episodio di gameplay dell'anno, quindi ne approfitto per farvi gli auguri, anche se in ritardo, buon Natale, buon anno nuovo, buona Befana e buona Pasqua, e cominciamo subito in realtà con un intro abbastanza particolare, non voluta, perché in realtà questo episodio che vedrete oggi doveva essere il secondo, ovvero ho perso, purtroppo OBS sta facendo un po' di danni, ho perso un intero episodio, e quindi voglio far vedere quello che abbiamo fatto nell'episodio precedente, intanto catturato il mio primo shiny, ora ve lo faccio vedere. In realtà mi trovavo nel deserto, stavo camminando per cercare di far schiudere l'uovo di Shinx e l'ho visto, Slugma grigio con gli occhi gialli, uno Slugma strafatto in pratica, che in realtà ho scambiato per un boss, invece è un nostro caro amico shiny che sostituirà il Macargo che abbiamo in squadra e probabilmente lo utilizzerò per far schiudere le uova, anche se non lo utilizzerò per combattere. Altra cosa che ho fatto nello scorso episodio è stato andare in giro alla ricerca di loot di NPC che vendessero la pietra albore, perché ho fatto evolvere prima in Kirlia e poi finalmente in Gallade, il mio Gallade enorme e competitivo, il mio Ralts. Quindi ora abbiamo il primo Pokémon bridato della squadra. Altra cosa importante, vi voglio far vedere che ho continuato e ho quasi ultimato in realtà i lavori per quanto riguarda la pensione Pokémon. Come vedete qua ho fatto tutto il sentiero, ho aggiunto degli alberi, dell'erbetta. Ho anche aggiustato e terminato la torre, mentre da questa parte abbiamo tutti gli spazi per i ranch. Abbiamo il primo ranch per i Pokémon di tipo normale, abbiamo il ranch per i Pokémon di tipo acqua e quassù, come vi avevo accennato, ho aggiunto il ponte che ci porta ad un terzo ranch dove sto bridando uno Shinx con uno Snubbull che ho dovuto catturare per avere la mossa Gelodenti. Oh, intanto hanno fatto anche l'uovo, quindi ritiriamo l'uovo. Ne hanno fatto più di uno. Benissimo, ne abbiamo due, quindi li faccio schiudere intanto. E vi lascio all'episodio ufficiale. Ne approfitto per ricordarvi di supportare la serie se vi sta piacendo con un mi piace, un commento e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi lascio all'episodio e buona visione. E finalmente giorno ragazzi, cominciamo questo nuovo episodio davanti a una torre di lavandonia che io ho trasformato. È stata una struttura bella tosta da fare perché l'ho fatta interamente di Nether Brick, quindi sono dovuto andare nel Nether più volte, prendere tutti i materiali necessari. Ma alla fine ce l'ho fatto, ho trasformato appunto una torre di lavandonia nella nostra torre lotta. Là dentro spawnano tanti boss, possiamo livellare molto velocemente i Pokémon, possiamo ottenere tantissimi loot rari e non. E quindi non vedo l'ora di farvela vedere. Eccola qua, ci giriamo. Opla, eccola là, l'orizzonte. E ora ve la faccio vedere per bene. In pratica abbiamo questa piattaforma d'atterraggio e poi c'è la vera e propria torre, tutta incendiata, tutta fatta di Nether Brick, come vedete, bella bella alta. E all'interno troveremo dei boss, quindi direi che possiamo anche avvicinarci. E visto che abbiamo una piattaforma, io direi di andare al volo. Ecco qua, il nostro Charizard esce dalla sfera Poké. Prima o poi uscirà tranquilli, è solo un po' timido. In realtà sono i bug del gioco, ma non importa. Eccolo qua, finalmente si è deciso. E raggiungiamo la torre lotta. Scendiamo. Credo di essere sceso un blocco troppo indietro. Eccoci qua. Come vedete, l'esterno è fatto da vetro viola. Ho voluto un po' ricreare i colori di Hunter Fantasma. Mettiamola così, i colori fantasma. Qua invece ho messo il legno, ho messo i tappeti, ho messo le glowstone per illuminare il tutto ed entriamo nella torre lotta. Oh, salve, un boss finale ci aspetta già. E qua abbiamo un altro PC che ho ritrovato nell'Artico, è pieno di centri Pokémon con i PC. Abbiamo un healer, abbiamo una cassa piena di loot rari e non, belle mosse, pietre evolutive, eccetera, che hanno fornito i boss. Qua invece abbiamo una crafting table. E questa è la torre lotta all'interno. Sentite un po' il rumore del fuoco che la infiamma. E ora la raggiungiamo. In pratica abbiamo un sistema di ascensori. Abbiamo un primo piano con due boss, un secondo piano con un altro boss e l'ultimo e terzo piano. Quindi noi ora possiamo scegliere anche a che piano andare. Visto che però si tratta di boss anche finali, io direi intanto di curarci la squadra e di metterci un po' di Pokémon come primi. Ad esempio, io lascerei Gallade e poi lo farei un po' livellare con un boss. Eccomi arrivato al primo piano della nostra cara torre lotta. Io direi di cominciare da quello finale. No, in realtà non credo sia quello finale. Comunque, ci mettiamo Suicune. Anzi, no, Charizard. Ah, cavolo, abbiamo cominciato con Charizard. Vai, non importa. Allora, lo shottiamo tranquillamente con un bel lanciafiamme, sperando di riuscirci. Ancora lanciafiamme. Sì, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ottenuto una level ball e un velo polvere. E c'è rimasto il boss finale, che non vedo l'ora ad affrontare, che fa anche rima. Proviamo con Gallade. Vediamo un po' se riusciamo. Il nostro caro Gallade che c'è
davvero voluto un sacco per farlo evolvere nello scorso episodio. Comunque cambiamo Pokémon, andiamo di Suicune di livello 72 sperando di riuscire a shottare un boss finale, perché in effetti quelli non li sto neanche sfidando, perché come vedete non ne ho la possibilità. Però magari ci riusciamo, sicuramente non con Suicune che è appena morto, ma magari ci proviamo con un Fralligator che ha Sgranocchio che è super efficace, anche se però è poco livellato. Ok, andiamo di attacco d'ala. Forza, non shottarmi per favore, Charizard. Eh no, shottato. C'è rimasto solo Macargo. Benissimo, fine della nostra squadra al secondo boss in pratica. Ok, andiamo per gradi. Intanto cominciamo da questo Hunter che è raro. E secondo me ci sta. Aspettate però che devo forse salire da qualche parte. Devo capire un po' dove lanciare il mio simpaticissimo Gallade per ingaggiarlo. Aspettate, vediamo un po' dove la sua posizione dovrebbe essere qua. E infatti ora l'abbiamo ingaggiato. Cambiamo subito, andiamo giù di Charizard, come se non ci fosse un domani. Guardate un po' che quasi me lo sciotta. E me lo sciotta in realtà. E allora andiamo di Suicune con idropompa. Forza, dovremmo riuscire, ecco qua, a sciottarlo. Benissimo. E intanto facciamo anche livellare un pochino. Se riusciamo e se non ci facciamo sciottare, in realtà riusciamo a farci sciottare da lui. Oh, perfetto, Fralligator è riuscito a sciottarlo. Vediamo un po'. Intanto il nostro Gallade è salito di livello e abbiamo ottenuto un flash, un messaggio invito e una rallento coda. Grazie mille, è ora di tornare giù e curarci. Ma no, andiamo contro il leggendario, dai. Ce l'abbiamo fatta, 92. Andiamo giù di Suicune e in teoria con lui dovremo anche riuscire a shottarlo molto molto in fretta con una bella idropompa. Quasi. Benissimo, Suicune resiste, Lampent invece va giù, era leggendario e ci fornisce una Curaball, un profumino, un Bijou Erba, un Reaper Cloth e un Ability Capsula. Una capsula abilità. Va bene, preso 112 ragazzi, è praticamente un'impresa suicida la mia, ma ci voglio provare. Non con Charizard sicuramente, ci proviamo ancora con Suicune. Andiamo giù di idropompa, ma in realtà no, ce li sciotta tutti. Come vi ho detto, il finale è ancora un po' troppo difficile da fare. Oh, intanto davvero vanno tutti giù come se non ci fosse un domani. Eh sì ragazzi, in pratica questo è un allenamento che va per gradi, quindi direi di sfidare almeno al momento quelli non comuni e quelli rari, perché i leggendari e i finali sono ancora un pochino troppo difficili, almeno per la nostra squadra. Come vedete già, oh, intanto un Bijou Terra è caduto a terra, molto bene. E abbiamo ottenuto una Minor Ball, una Clissidra argentata di Easy e appunto il Bijou Terra. Quindi facciamo così, molto velocemente, ci svuotiamo che sto facendo l'inventario di tutte queste belle cose, grazie. Benissimo. E torniamo a prendere il Bijou Terra e soprattutto continuiamo a livellare un po' la squadra che è abbastanza, come dire, abbastanza scarsa. Andiamo giù di Charizard contro un Lampent. In realtà potevo usare Suicune, ma non importa. Andiamo di attacco d'ala. In teoria dovremmo fare un po' di male, non troppo. Andiamo di ira di drago. Quella fa un pochino più male, ma in realtà credo che Charizard ci lascerà contro un boss non comune. A questo punto è di nuovo il turno di Suicune, che con un'idropompa dovrebbe anche far male se per fortuna... ecco qua, perfetto, non muore. Vediamo un po' cosa ci dà. Ci dà riciclo e messaggio bolla. E si ricomincia ragazzi, però qua ci sono dei boss non comuni, abbastanza facili da sconfiggere. Come vedete ho cambiato squadra, ho messo appunto i Pokémon di Kanto di prima generazione che sono scarsi. Ora, uccidendo un boss dovremo ottenere subito Beedrill e anche Butterfree, un po' come Weeping Bell e anche Pidgeot e Pidgeot. Quindi in realtà voglio anche livellare e completare il Pokédex insieme a voi. Per farlo io ingaggio il Lampent non comune, vado giù di Suicune, così almeno il nostro Weedle si prende tutti i meriti, e andiamo giù di idropompa, visto che non ho ancora il condivido esperienza, questo è l'unico modo per livellare la squadra. Intanto Weedle è salito già a livello 11, in teoria dovrebbe evolversi, quindi ci gustiamo la sua prima evoluzione. Intanto abbiamo ottenuto un Elisir, una Bakkaki, grazie, ma il nostro Weedle si sta evolvendo, quindi vediamo un po' il nostro Kakuna. Ah, eccolo qua il nostro Kakuna, ma noi non ci accontentiamo ovviamente di lui perché andiamo e
continuiamo la nostra lotta per ottenere ovviamente il nostro Beedrill. Quindi andiamo contro Miss Drevus di Charizard con lanciafiamme, dovremmo anche far male, perché no, e ottenere subito il nostro Beedrill. Quindi questo episodio sarà legato alle lotte contro i Pokémon leggendari, boss leggendari, e anche il completamento del Pokédex. Intanto Kakuna è salito di livello e probabilmente si evolverà. Intanto abbiamo però ottenuto una cura totale, una Velox Ball che prendiamo. E vediamo un po' l'evoluzione ormai finita di Kakuna in Beedrill. Oh, ci gustiamo il nostro Beedrill, vediamo un po' com'è. Salve signor Beedrill, ma in realtà è gigante, aspettate. È enorme, wow, benissimo. E allora rimpiazziamo il nostro Beedrill con Caterpie, perché è arrivato il momento di ottenere un simpaticissimo Butterfree. Quindi in realtà andiamo subito a combattere contro questo boss. Cambiamo Pokémon, ci mettiamo sui Kun. Ecco qua, benissimo, palla, benissimo. Idropompa, dovrebbe anche far male. Forza, sì, perfetto, shottato. Oh, intanto guardate un po' Caterpie che sali di livello. Io in tutto ciò sto sperando che qualcuno mi droppi quel maledetto condividi esperienza. Invece otteniamo un gambo, un messaggio vil. E intanto il nostro Caterpie si evolve in Metapod. Diamo il nostro Metapod, eccolo qua, benissimo. Andiamo a curarci un po' la squadra, quindi scendiamo al primo piano. Intanto là c'è il boss finale che ci osserva, ma io per nulla al mondo voglio sfidarlo. Voglio solo ottenere il Butterfree il prima possibile, soprattutto il Pidgeot prima possibile. Quindi andiamo su, ecco qua, un boss raro, benissimo, potrebbe andare benissimo per livellare. Livello 82, ci penserà Charizard sperando riesca a sopperire all'aumento di livello, ovvero la differenza di livello sono quasi 20 livelli. Ma in realtà con un lanciafiamme non dovrebbe avere problemi. Infatti un brutto colpo ci fa guadagnare 1722 punti, fa guadagnare tantissimi livelli a Metapod. Ed è un po' che ci droppa. Ci droppa un Lemon Succo, una Bacca Pesca e una Conchinella, grazie mille. E intanto Metapod diventa un Butterfree. Diamo un po' il Butterfree, eccolo qua. In questo caso credo sia piccolo. Ah, normale. Va bene, severo ma giusto. E ragazzi, io ci provo, è leggendario. Butto giù Suicune sperando di buttare giù appunto il leggendario e ottenere quel maledetto condividi esperienza. Quasi shottato il Pokémon leggendario, il boss leggendario. Oh, questo mi piace, andiamo giù di Hydro Pulsar. Intanto gran fisico e Bijou volante caduto a terra. Vediamo un po' però cosa tutto ci ha droppato. Intanto Pidgey sale di livello e ci ha droppato un messaggio neve, una caramella rara, pazienza, Bijou volante, gran fisico, grazie mille. Intanto abbiamo ottenuto queste cose. Io i messaggi sinceramente, ecco, li butterei anche via, visto che ne ho davvero tanti e non servono a niente, non si possono neanche mettere in stack purtroppo. Già, ce li dobbiamo tenere così. Ci teniamo però qua uno spazietto vuoto. Lo so ragazzi, ho detto che non lo facevo e purtroppo, oh per fortuna, intanto abbiamo ottenuto tantissime cose, vediamo un po'. Abbiamo ottenuto tantissimi livelli per Pidgey, che credo diventerà PG8 molto presto, ma non importa. Abbiamo ottenuto Taglio Furia, Infestation, che è una nuova mossa, credo aggiunta, Bacca Melon, Roccia di Re, Provocazione, Centri Pugno, un altro, e Seal Scale. Benissimo, intanto Pidgey si evolve. Ragazzi, vediamo PG8, eccolo qua, voglio vedere un po' le statistiche per curiosità. È grosso, molto bene. Abbiamo l'uccello grosso, ahaha. Battuta tristissima. E intanto ho dovuto aggiungere un'altra cesta laggiù per svuotarmi l'inventario. Detto ciò, io però ho il Suicune che è mezzo bruciato. Ci curiamo e continuiamo. Spero vi piaccia questo nuovo episodio, un po' diverso dal solito, in cui ci stiamo concentrando sulle lotte e sul prendere tantissimi loot che ci serviranno appunto per andare avanti con la storia. Ovviamente non passeremo tantissimi episodi qua dentro, assolutamente no. Voglio però passarci un po' di tempo appunto per cercare di livellare un po' la squadra. Quindi al momento continuiamo con le nostre lotte, sperando di essere abbastanza fortunati da avere il condividi esperienza e qualche altro loot particolare, che sia un'altra Master Ball o magari l'Orb, che in realtà sarebbe molto molto interessante avere. E invece no, abbiamo sempre il solito messaggio, la bacca, grazie mille dell'inutilità, grazie grazie. Ho appena sconfitto il boss leggendario, un Lampent, che mi ha dato un sacco di MT, doppio team, grandine. E mi ha dato il globo neutro, l'orb. Questo è importantissimo. Ora qua io non ho neanche spazio. Guardate un po',
Ecco, ad esempio, aspettate che mi prendo tutti i messaggi, così vado anche a buttarli fuori dalla torre. Eccoli qua, ne abbiamo altri, sì, un altro qua. Intanto sostituisco il tutto, i messaggi con questi oggetti che non servono a nulla. E intanto vado qua, tranquillamente, fuori dalla torre. Eccoli qua. E buttiamo tutto, grazie, non ci servono a niente. L'orb che abbiamo appena preso è molto molto importante. Lo vedremo più avanti sicuramente. Parte ora infatti la caccia a un altro leggendario. Quindi sappiamo già di avere un papabile secondo leggendario. Ora tutto quello che mi interessa è portare a livello 36 il mio carissimo amico PGOT e farlo evolvere. Agilità non mi importa. Abbiamo ottenuto una Escaball e una Baccalo Quat. Grazie mille. Boss raro laggiù al volo. Benissimo. E ora andiamo di sempre di Suicune. A questo punto che sta per fare il livello 74, quindi stiamo cominciando a livellare anche lui finalmente, ci mostra il suo popò in tutta la sua interezza, ma a noi non importa, perché quello che ci importa è soprattutto fare un gelo denti e sperando di shottarlo, ce l'abbiamo fatta, vedere un po' cosa ci droppa. Aerassalto, telecinesi e messaggio tecno, grazie mille. Andiamo giù con il boss raro, wow, ingaggiato da lontanissimo, eccolo qua. Idropompa, super efficace, shottato, one shot, one kill. Intanto PGOT è arrivato a livello 33. Coro, Baccaroman, Clessidra, Dorata di Easy. Grazie mille, vediamo un po', wow, quanti siete qua ragazzi. E ragazzi, infine, PGOT è salito a livello 36. Abbiamo preso una Bacca Salad, un messaggio invito, un entomo blocco. Tutte cose importanti che sono cadute a terra perché non ho più spazio in inventario. Intanto guardate un po', dietro lo scorcio si vede un minimo di PGOT che cambia forma, guardate un po' che sbatte le ali. E abbiamo visto tre linee evolutive complete di Pokémon di Kanto e stiamo andando avanti con il completamento del Pokédex appunto di prima generazione. Oh, guardate un po', un bel PGOT enorme mi dicono, vediamo un po' com'è. Ok, intanto scendiamo da basso. E qua dovrei avere altri messaggini simpatici che voglio assolutamente buttare via. Quindi mi faccio un po' di spazio. Eccolo qua. Grazie signor messaggio. Qua un po' di spazio. No, neanche uno slot. Quindi non posso neanche prendere tutto. Vediamo un po' cosa ho recuperato da tutto ciò. Cerchiamo di farci spazio ragazzi in qualche modo. Ah, ecco qua il nostro bel Pidgeot. Vediamo un po' le statistiche. È grosso, molto bene. Avevamo già visto da PG8 ma me ne ero scordato. E lo possiamo anche cavalcare. Abbiamo un Pokémon che ci permette di volare. Intanto lasciamo un attimo la nostra cara, salve signor Swampert, la nostra cara Torre Lotta, perché direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui. Io spero che vi sia piaciuto questo nuovo episodio, un po' diverso dal solito, un pochino particolare, che ci ha visto lottare tantissimo nella nostra nuova Torre Lotta. Abbiamo poi preso un oggetto molto molto raro, ovvero l'orb, che ci permetterà di catturare uno dei tre uccelli leggendari in futuro, ovvero Articuno, Moltres o Zapdos, e vedremo insieme quale catturare per primo. Anzi, vi invito a lasciarmi nei commenti un consiglio su quale vorreste catturassi prima. Io ora off camera mi occuperò di cercare l'altare di Zapdos, che è l'unico che mi manca e che non ho ancora trovato, quindi in realtà spero di trovarlo molto presto. Detto questo, direi che per questo episodio ci possiamo fermare così. Io spero che vi sia piaciuto e se è così invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi lascio altri due video nella scheda finale e come sempre vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti.